Allora, buon pomeriggio, bentrovate a tutte, bentrovati tutti. Sono lieto di essere ancora una volta qui. Spero che questa mia situazione di soddisfazione, di compiacimento sia condivisa almeno in parte da voi. Oggi concludiamo questo breve percorso relativo ai miti d'amore. Siccome alcune signore mi hanno anche chiesto di fornire qualche indicazione bibliografica, ricordo, so che è una mossa poco elegante, ma c'è un mio libro che si intitola Miti d'amore e che analizza alcune figure del rapporto amore-conoscenza, e cioè il mito dell'androgino in Platone, Eco e Narciso, Orfeo e Euridice, Tristano e Isotta, Giulietta e Romeo e poi il grande mito moderno di Don Giovanni. Dicevo che è una mossa inelegante quella di indicare un mio libro, mi sento meno imbarazzato sapendo che il libro è esaurito da tempo e quindi nessuna di voi. A meno che non acceda tramite la biblioteca di comunale oppure di qualche scuola. Ah, bene, mi fa piacere. Bene, oggi dovremo ambiziosamente tentare di fare due cose. Anzitutto, analizzare questo grande, enigmatico, perfino inquietante mito di Orfeo e Euridice, e poi, se il tempo ce lo consentirà, cercare un po' di tirare le fila del percorso che abbiamo sviluppato la volta scorsa e che completeremo oggi, raggiungendo, ove possibile, qualche conclusione, anche se probabilmente molto problematica. Allora, la più antica testimonianza che ci sia pervenuta relativa alla figura di Orfeo è un frammento di un poeta greco vissuto nel VI secolo avanti Cristo. Questo frammento dice, il poeta si chiama Ibico e il frammento dice Onomacliton Orfen. Si tratta di un frammento avulso dal contesto, quindi non sappiamo quale sarebbe stata il completamento di questa espressione compendiosa, è tuttavia la più antica testimonianza che ci sia pervenuta relativa alla figura di Orfeo. Cosa vuol dire questa espressione? Orfen è il nome di Orfeo in greco, Onomacliton, come probabilmente molte di voi sanno, è una parola composta da cliton, che viene da kleos, che vuol dire fama, prestigio, notorietà, e onoma vuol dire nome. Il frammento, allora tradotto alla lettera, dice Orfeo dal nome famoso. Allora, senza fare acrobazie, noi possiamo dire che a metà del VI secolo avanti Cristo il nome di Orfeo era famoso, al punto tale che non era necessario aggiungere altro evocando il nome di Orfeo, perché Onomacliton dal nome famoso. Proviamo a fare un piccolo passo avanti e domandiamoci che cosa
rendeva famoso il nome di Orfeo. In che senso il poeta ibico poteva citarlo, come faremmo noi oggi con personaggi di grande notorietà, dicendo il nome del personaggio e aggiungendo è un nome famoso? Perché Orfeo è onomacliton? Ma direi, per proporvi uno schema semplice, per tre ordini di considerazioni. È famoso Orfeo anzitutto perché è incluso tra i partecipanti all'impresa mitica, questa sì davvero celeberrima, che è il viaggio della nave Argo per il recupero del vello d'oro. Probabilmente ricorderete la vicenda che riguarda l'impresa di Giasone, che con la nave Argo e un pugno di suoi compagni valorosi si reca ai confini del mondo e riesce a prelevare il vello d'oro. Questa vicenda, pensate, costituisce la trama del mito più antico che sia mai pervenuto. Orfeo è indicato tra gli argonauti, tra coloro che hanno partecipato all'impresa del recupero del vello d'oro. Secondo ordine di considerazioni, per testimoniare la fama di Orfeo, è una metopa, cioè una sorta di bassorilievo, di scultura, che è tuttora custodita al Museo di Delfi, in cui c'è l'immagine di Orfeo accompagnato dalla cetra, perché tradizionalmente si ritiene che l'inventore della musica e dello strumento per suonare la musica sia stato Orfeo. Noi lo sappiamo perché anche nel nostro mondo contemporaneo molto spesso l'immagine di Orfeo è associata all'immagine della musica. C'è poi un terzo ordine di considerazioni che spiega perché a metà del VI secolo si potesse parlare di Orfeo alludendo a una fama consolidata, e cioè Orfeo compare come protagonista di un'impresa inaudita, quella di recarsi vivo nelle profondità degli inferi e riuscire a ritornare alla luce. Mai nessuno era riuscito in questa impresa, né prima di Orfeo né dopo. Per cui si può comprendere quanto grande dovesse essere la fama di Orfeo, accreditato della capacità di recarsi agli inferi e di tornarne vivo. Abbiamo, a distanza di quasi due secoli, un'altra testimonianza che però, come vedrete, ci costituisce motivo di imbarazzo. È quello che scrive un grande filosofo come Platone, il quale nel dialogo intitolato Fedro e poi viene ripreso nel Simposio sostiene che Eros, l'amore, è una forza talmente potente da far sì che chi è preso da Eros non abbia paura di affrontare le imprese o i combattimenti più pericolosi.
per non sfigurare davanti all'amato o all'amata il colui che è pervaso da Eros è pronto ad affrontare qualunque pericolo. Sostiene Platone nei due dialoghi dedicati all'Eros, cioè Fedro e Simposio. E per rendere più comprensibile il suo ragionamento, Platone fa due esempi. L'esempio positivo di un personaggio che per amore ha affrontato direttamente la morte, e si tratta della giovane donna Alcesti, lo ricorderete, è la protagonista di una straordinaria tragedia di Euripide. Alcesti, alla notizia che Thanatos, la morte, è venuta per portar via il giovane sposo di Alcesti, si offre di andare agli inferi in sostituzione del marito. Devo dire che il marito accetta la sostituzione facendo una figuraccia dalla quale, come dire, noi maschietti dovremmo ancora vergognarci a distanza di oltre 2000 anni. E Platone addita Alcesti a esempio di quanto possa essere capace la forza dell'amore di farci affrontare le situazioni più difficili. E poi aggiunge Platone: non così Orfeo, il quale se ne andò agli inferi vivo e tornò dagli inferi ugualmente vivo. Come dire, non è una grande fatica, non è un grande impegno quello di andare agli inferi se si sa di poter tornare. Mentre Alcesti ha dato prova di straordinaria virtù e attaccamento al marito. Quindi questo terzo ordine di considerazioni che si riferiscono alla fama di Orfeo è quantomeno controverso. Per qualcuno l'impresa di Orfeo è una testimonianza della forza incoercibile dell'amore, per qualche altro, come Platone, è testimonianza di viltà o almeno di volubilità. È andato agli inferi, ma è tornato, come vedremo, a mani vuote. Questi sono, ma mi perdonerete se ho schematizzato brutalmente, i precedenti più antichi che ci siano pervenuti relativi alla figura di Orfeo. Ma per arrivare a testi che ci narrino la vicenda di Orfeo e Euridice in tutti i suoi passaggi più significativi, dobbiamo arrivare ai primi anni del primo secolo dopo Cristo a due testi latini. Il primo di questi testi sono le Georgiche di Virgilio. Il secondo di questi testi, qualche anno dopo la stesura delle Georgiche di Virgilio, lo conoscete già, sono le Metamorfosi di Ovidio. In entrambi questi testi è descritta con ogni dettaglio, in maniera analitica, la vicenda che vede come protagonisti Orfeo ed Euridice.
Sarebbe importante sottolineare le differenze che ci sono tra le due versioni, ma noi non abbiamo il tempo e forse voi non avete neanche la voglia. Più importante è capire, alla luce della versione di Virgilio, come viene descritta questa vicenda nei suoi lineamenti fondamentali. Aggiungo un punto che riprenderò nella parte conclusiva della nostra conversazione, ma richiamo da ora subito la vostra attenzione su questo punto. Le circostanze di stesura delle georgiche da parte di Virgilio. Vi dico subito, non indugerei nel ricostruire il contesto a cui appartengono le georgiche, se in questo caso la ricostruzione del contesto non fosse assolutamente decisiva per interpretare adeguatamente il mito. Per dirla in termini più familiari, non capiamo nulla della vicenda di Orfeo e Euridice se non teniamo conto del periodo in cui Virgilio scrive le georgiche e soprattutto se non teniamo conto delle finalità attribuite esplicitamente da Virgilio alle georgiche. Provo a dirlo molto in sintesi. Roma e l'impero sono dilaniati dalla guerra civile. Si assiste ad una decadenza complessiva dei costumi dei cittadini e della morale pubblica. Ottaviano Augusto, che è appena arrivato al potere, decide che bisogna fare uno sforzo collettivo per rimediare alla decadenza civile, morale, politica, culturale in cui versa Roma. Badate, è un episodio storico molto importante che ha dei riflessi, secondo me, anche sull'attualità nostra di questi giorni. E cosa fa Ottaviano Augusto? Convoca i più illustri intellettuali dell'epoca e chiede loro di collaborare a questo processo di risanamento morale, intellettuale, etico, considerato indispensabile per reagire alle devastazioni indotte dalla guerra civile. All'appello di Ottaviano Augusto risponde Virgilio e mette in cantiere, programma la realizzazione di un poema, Le Georgiche, che ha la finalità esplicita di tentare di rilanciare i valori che sono alla base della civiltà contadina, considerata allora da Virgilio e da molti suoi contemporanei come una civiltà, ma è una convinzione che abbiamo anche noi oggi, la civiltà contadina custodisce valori tradizionali e una sanità morale di fondo, per cui esortare al recupero di quei valori vuol dire collaborare al piano di Ottaviano Augusto di una rinascita nazionale. Quindi attenzione, poi ci ritorneremo. Le georgiche nascono con un programma ben definito, quello di poter svolgere un'azione, starei per dire, pedagogica di massa, facendo appello ai valori della civiltà contadina. E come fa Virgilio? Si ispira a un modello greco che
diversi secoli prima, per l'esattezza nel VIII-VII secolo, aveva realizzato il poeta Esiodo col poema Le opere e i giorni, che è appunto una descrizione della vita contadina e dei suoi valori perenni. Allora, facciamo la sintesi. Ottaviano Augusto convoca gli intellettuali affinché cooperino alla rinascita nazionale. A questo appello risponde anche Virgilio e lo fa realizzando un poema, Le Georgiche, che richiamano il modello greco delle opere e i giorni di Esiodo. Sia nel modello greco che nella versione latina, l'obiettivo è indicare alcuni valori largamente condivisi che siano a fondamento della rinascita morale e intellettuale di Roma e dell'impero. Chiaro? Allora, tenetelo presente, perché molti commentatori e critici negligenti di solito prescindono totalmente da una considerazione del contesto e analizzano Le Georgiche come poema a sé stante, mentre ciò che si tratta di tener presente è l'adeguatezza di questo poema al disegno generale promosso da Ottaviano Augusto. Quindi, attenzione, il mito di Orfeo e Euridice, che conclude Le Georgiche, e noi sappiamo che la conclusione di un'opera contiene anche la sua morale, il mito di Orfeo e Euridice è descritto allo scopo di realizzare l'obiettivo di partecipare al rilancio morale e intellettuale di Roma. Quindi non è a sé stante. La narrazione del mito di Orfeo e Euridice ha appunto questo obiettivo ambizioso del consolidamento dei valori della civiltà contadina, contrapposti allo sfacelo e alla decadenza indotti dalla guerra civile. Vedrete come questo riferimento risulterà fondamentale. Bene, ricostruito, sia pure sommariamente, il contesto, vediamo in che modo nella parte conclusiva del quarto libro, Le Georgiche sono in quattro libri, nella parte conclusiva del quarto libro delle Georgiche è narrato il mito di Orfeo e Euridice. Orfeo e Euridice sono due giovani innamoratissimi l'uno dell'altra, riescono a coronare il loro sogno d'amore col matrimonio. Sembra che tutto debba svolgersi in maniera lieta, quando un giorno, trovandosi da sola in un ambiente agreste, Euridice viene adocchiata dal pastore Aristeo, il quale, sedotto dalla bellezza straordinaria della giovane, vorrebbe stuprarla. Euridice allora, per non venir meno al patto di fedeltà con Orfeo, fugge a perdifiato per sottrarsi alle voglie di Aristeo. Anche qui ci sarebbe tutto un discorso da fare su Aristeo, che è, tanto per capirsi, il cattivo della storia, e sarebbe interessante capire in che modo viene descritto da Virgilio. Fugge a perdifiato e non si avvede in questa corsa disperata di un serpente nascosto nell'erba che la morde e la
conduce a morire in brevissimo tempo. Euridice quindi accede agli inferi, che sono governati da Proserpina e Plutone, le due divinità che governano, sovrintendono al mondo dell'oltretomba. Quando Orfeo viene a conoscenza della morte prematura della moglie, è attraversato da un dolore inconsolabile. La fonte di Virgilio ci dice che Orfeo tenta in un primo momento di sopportare la sofferenza affidandosi al canto, quindi cerca di sopportare il dolore per la perdita della giovane moglie mediante l'arte, di cui egli è considerato eponimo e fondatore, ma dice laconicamente Virgilio, alla fine vicit amor, vinse l'amore. E cioè Orfeo non si rassegna, decide di intraprendere un'impresa inaudita, quella di andare fino al fondo degli inferi e pregare le divinità infernali di restituirgli la moglie morta precocemente. Ed è quello che si accinge a fare. È un peccato che non abbiamo tempo, perché sennò potremmo leggere la descrizione che Virgilio fa di questa catabasi, del viaggio agli inferi, dove vi sono anche alcuni stratagemmi linguistici, e cioè la frequenza di parole con la U, per dare anche sonoramente il senso di questo rimbombare del percorso di Orfeo, che va sempre più in profondità, affronta i pericoli dei mostri che vi sono nell'aldilà, fino a che non arriva alla presenza di Proserpina e Plutone. Qui, prima di andare avanti, vi pregherei di, come si dice, fare mente locale. È un'impresa, proviamo a pensarci, è davvero un'impresa inaudita, non solo perché mai tentata da nessuno, ma perché votata al fallimento. Chi mai è potuto andare agli inferi e ritornare? E poi, durante il percorso, quante volte il timore di non riuscire, la paura di fronte ai mostri che gli sbarrano la strada, l'impressione che vi sarà il viaggio in profondità ma senza ritorno, avrebbero potuto dissuadere Orfeo, il quale però è preso da tale amore per la sua donna perduta che arriva fino in fondo. E trovandosi in presenza delle divinità infere, si affida al potere del suo canto e canta, rivolto a Proserpina e Plutone, un canto in cui dice: io non voglio violare le leggi che governano il passaggio dalla vita alla morte. Sottolineo soltanto che Euridice è morta prematuramente, non ha incontrato la morte naturale che può accadere, noi potremmo dire, per vecchiaia. È morta per un incidente. Allora io vi chiedo di restituirmela in modo che possa compiere il suo ciclo naturale e che non sia invece prematuramente ospite del Tartaro, dell'Averno, dei vari nomi che ha l'oltretomba nell'antichità. Il canto di Orfeo è talmente struggente e persuasivo che Proserpina e Plutone gli concedono la grazia incredibile, inaudita, mai concessa a nessuno, di ricondurre Euridice alla luce.
ad una condizione. Quando si legge il mito, devo dire, di solito si è fortemente coinvolti dal punto di vista emotivo per questa vicenda, perché ciascuno di noi, al di là del mito, può ben capire il significato metaforico, la perdita di una persona cara, la nostalgia che ci lascia, il vuoto che ci lascia, il desiderio che avremmo di poterla recuperare. E quando arriva il momento in cui Proserpina e Plutone concedono ciò che viene richiesto, come dire, siamo coinvolti anche in un moto di gioia, di sollievo, di liberazione, ad una semplice, elementare, banalissima condizione. Orfeo non dovrà voltarsi a guardare la giovane sposa fino a che fanno il percorso di ritorno alla luce. Potrà guardarla soltanto quando saranno fuori. Se dovesse voltarsi a guardarla, il patto redatto con le divinità infere sarebbe infranto e Euridice ripiomberebbe agli inferi. Virgilio ci descrive, usando i toni davvero che coinvolgono dal punto di vista emotivo, il viaggio di ritorno. Orfeo davanti, con la mano tesa indietro per segnare la strada alla giovane sposa, Euridice dietro. E quando già si intravede la luce e questa impresa unica sembra essere destinata al successo, Orfeo si volta, Euridice emette soltanto un gemito, poi si rivolge allo sposo e dice: quis tantus furor, cioè, ma da dove viene questa pazzia, no? Qual è l'origine, domanda ancora, di questa subita demenzia, improvvisa pazzia? Perché solo un folle, dopo aver ottenuto la restituzione della donna, può non rispettare quella regola che ha contrattualisticamente accettato. Orfeo non risponde, Euridice è inghiottita definitivamente dagli inferi, Orfeo torna alla luce, il suo destino successivo è di essere sbranato dalle baccanti che vogliono vendicare l'oltraggio subito da una donna, e cioè da Euridice. Bene, legioni di interpreti, commentatori, letterati, filosofi, veramente legioni, negli ultimi 2000 anni si sono applicati a tentare di rispondere all'interrogativo: ma perché si volta Orfeo? Ma come è concepibile? Pensate in fondo a quello che dice la stessa Euridice parlando di tantus furor, di subita demenzia, cioè è stata una pazzia. Come è possibile non aver compreso che non poteva essere violato il patto stabilito con le divinità infere? Perché Orfeo si volta? Non so quali idee voi abbiate, posso dirvi che sono state date le risposte più diverse. Possiamo prescindere dalla più banale, direi quasi ironica, e cioè che lo ha fatto apposta, perché voleva liberarsi definitivamente dalla moglie, ma appunto soltanto con malizia si può pensare che si sia affrontato un percorso così carico di rischi, di pericoli, sconosciuto,
mai percorso da altri solo per essere sicuro di perdere definitivamente Euridice. Altre interpretazioni, ve ne sottolineo soprattutto due, del filosofo francese Maurice Blanchot, e soprattutto una straordinaria interpretazione di un poeta, Rainer Maria Rilke, probabilmente il maggiore poeta del Novecento, che dedica una lirica di straordinaria intensità alla vicenda di Orfeo ed Euridice. Blanchot ipotizza che Orfeo non abbia saputo resistere al desiderio di conoscere il lato notturno della moglie. Egli la conosceva nella sua versione diurna, ma non ne conosceva il lato notturno, oscuro, quello legato agli inferi, e non ha saputo resistere al desiderio di conoscere anche questa dimensione. Straordinaria l'interpretazione di Rilke, ma su quella tornerò alla fine, anche se siamo vicini alla fine, perché mi sembra che, a parte l'ipotesi che sommessamente vi proporrò io, è la chiave di lettura più geniale, più avvincente che si possa dare di questo mito. Certo è che nessuno finora ha trovato una risposta pienamente convincente. Sembra davvero che si debba condividere il sommario giudizio di Euridice, un raptus, un momento di follia. Qualcosa, quindi la follia non è spiegabile, qualcosa di inspiegabile. Ma siamo proprio sicuri che si tratti di questo? O non ci può essere utile quel lavoro che abbiamo fatto di contestualizzazione delle georgiche? Allora, io vi dico che cosa è accaduto. Ho lavorato per molti anni su questo mito e ho poi sbattuto letteralmente la testa più volte nel tentativo di trovare una risposta all'interrogativo perché si volta. Poi ho capito che le risposte erano insoddisfacenti perché era sbagliata la domanda. La domanda da porsi non è perché Orfeo si volta, ma quali erano le condizioni poste dalle divinità infere per la liberazione di Euridice. Allora, prendiamo in mano le georgiche di Virgilio e scopriamo che ciò che viene proposto a Orfeo da Proserpina e Plutone è un fedus. Si scrive foedus. Fedus, da cui viene, ed è bene tenerlo presente anche l'italiano federalismo, fedus indica un patto in cui si presuppone la pariteticità dei contraenti il patto. Cioè, per capirsi, il mondo latino ci dà notizia di altre forme di patto, per esempio quello che Roma imponeva alle popolazioni locali una volta conquistate. In quel caso era un pactum subiectionis, cioè un patto di soggiogamento, di subalternità. Roma aveva vinto, dettava le condizioni, che non erano quindi
equivalenti, simmetriche, ma chi soggiaceva al patto di subiezionis era subalterno rispetto a chi imponeva le condizioni. Non è così il Fedus. Nel Fedus vi è la pariteticità degli attori. Cosa ci dice questo? Badate, stiamo cominciando, ve lo preannuncio, un percorso impegnativo dal punto di vista logico. Che cosa presuppone il Fedus? Presuppone, secondo me, se ci ragionate rigorosamente, arrivate dove io ho impiegato mesi e mesi per arrivare, presuppone che ciò che viene dato sia equivalente a ciò che viene chiesto. Se no non sarebbe un fedus, sarebbe un pactum. Quindi vuol dire che ciò che viene dato a Orfeo è equivalente a ciò che gli viene chiesto. Vi domando, ci può essere cosa più importante in assoluto che restituire la vita ad una persona? È evidente che le divinità infere danno, conferiscono un dono del quale nulla è concepibile di più importante. E quindi, se deve essere un fedus, bisogna che chiedano in cambio a Orfeo qualcosa che sia paragonabile, equivalente a ciò che danno. Mi seguite finora? Io, ripeto, ci ho messo mesi e mesi, non riuscivo ad uscire fino a che la domanda era perché si volta. E invece no, lo scarto è, ma come, quali erano le condizioni del patto? È evidente allora che a Orfeo viene chiesta qualcosa di altrettanto importante di quello che gli viene dato. Allora quella che sembrava una clausola banale, semplicissima, elementare, forse non è così. Forse viene chiesto a Orfeo qualcosa di paragonabile a ciò che gli viene dato. E cosa gli viene chiesto? Qui è indispensabile che lo scriva in latino. Gli viene chiesto, non c'è spazio, di non respicere l'amata fino a che non fossero stati alla luce del sole. Egli dovrà dare in cambio della liberazione dell'amata il fatto che non la respice, lo traduco così per il momento, no? Che viene di solito tradotto non deve voltarsi a guardarla. Ma da ricerche approfondite che ho fatto sul significato del verbo respicere, respicere non vuol dire affatto semplicemente voltarsi a guardare. Vuol dire prendersi cura di qualcuno o di qualcosa, proteggere, salvaguardare. Allora si chiede a Orfeo di non prendersi cura di Euridice se vuole portarla alla luce. Ma può Orfeo, che è andato agli inferi per la forza dell'amore, non prendersi cura della sua amata, anche solo per un attimo, anche solo per un momento? Come può Orfeo non amare la donna per la quale è andato all'inferno a riprendersela? Ciò che gli viene chiesto, questo è il passo ulteriore, fatevi coraggio che stiamo arrivando alla fine, è irrealizzabile. Gli viene posta una condizione irrealizzabile.
quella di non amare Euridice. Non importa se per il breve tratto che devono percorrere per tornare alla luce, come fa a rinunciare a ciò la cui forza lo ha portato all'inferno? Come può non respingere l'amata? Gli è stata imposta una condizione inesaudibile. Abbiamo ancora un passo da fare. E come mai? Perché Proserpina e Plutone fanno questo, chiamiamolo, giochetto? No? Cioè, per quale ragione gli dicono sì, ti concediamo di riportare indietro tua moglie, basta che tu non la ami? Perché se è evidente che questa condizione è inesaudibile? Intanto voi ci pensate, ma allora si capisce se guardiamo al contesto. Che cosa voleva fare, che cosa doveva fare Virgilio con le Georgiche? Ammonire i suoi concittadini al rispetto della legge, che doveva essere da tutti considerata infrangibile. Le leggi della comunità civile non possono essere trasgredite. Provate a pensarci, quale risultato vi sarebbe stato se davvero Orfeo fosse riuscito a portare alla luce la moglie prematuramente scomparsa? Che tutti avrebbero detto, anch'io, e che ne è allora delle leggi che governano il passaggio dalla vita alla morte, che sono leggi che non possono essere trasgredite? E allora l'organizzazione del racconto deve essere tale da, attraverso una specie di doppia negazione, dimostrare l'infrangibilità delle leggi, ammonire al rispetto e alla soggezione dei cittadini alla legge. Puoi essere un grande artista, commuovere con il tuo canto il depositario della legge, ma la legge nella sua forza unilaterale non può essere trasgredita. E allora si pongono condizioni che non possono che essere violate, perché così indirettamente viene confermata l'inderogabilità della legge. A me sembra persuasivo. Lo diventa ancora di più se aggiungiamo l'ultima mossa, che sorprendentemente non è stata fatta da nessuno. Virgilio non è solo autore delle Georgiche, anzi noi lo conosciamo, credo, soprattutto come autore dell'Eneide, che è di qualche anno successiva alla redazione delle Georgiche. Nell'Eneide, nel libro sesto, andate a ritrovarlo, viene descritta una nechia. Nechia è il termine greco per indicare il viaggio agli inferi. Enea, che vuole sapere quale sarà il suo destino futuro, ottiene di poter fare un viaggio agli inferi per conoscere dalle figure che appartengono alla sua famiglia quale sarà il suo destino, che cosa egli debba fare. E nel percorso che Enea conduce agli inferi, a un certo momento è fermato da un'ombra. Negli inferi non ci sono i corpi, ci sono le ombre, da un'ombra di un giovane, giovanissimo, che lo chiama e pretende la sua attenzione. Questo giovane si chiama Palinuro
ed era il timoniere della nave di Enea, al quale era stato affidato il turno di guardia, diciamo così, notturno, in una notte quieta, tranquilla, senza vento, col mare piatto, quindi si poteva anche affidare la sorte della nave a un giovanissimo, perché non si profilavano pericoli. Palinuro, a sua volta, giovane, forse un po' irresponsabile, si addormenta e l'arrivo di un'onda anomala lo sbalza dalla nave, lo fa cadere in acqua e muore prematuramente. Palinuro incontra Enea all'Ade e gli dice: io sono morto per una distrazione, per quello che potremmo chiamare un peccato veniale. Intercedi affinché io possa ritornare alla luce. Vedete, la situazione è quasi identica. Non era ancora giunto il mio momento, la mia ora non era ancora giunta. E sapete cosa risponde Enea rabbiosamente? Desine fata deum flecti sperare precando. Cessa di sperare di poter cambiare gli editti degli dèi attraverso le tue lacrime. Gli editti degli dèi sono inviolabili, le leggi devono essere rispettate. Una comunità sociale si regge se c'è il rispetto delle leggi da parte dei cittadini. Questo deve dimostrare Virgilio. E lo dimostra con la vicenda di Euridice e la quasi identica vicenda del povero Palinuro, al quale viene detto che fata deum, e cioè gli editti, le leggi degli dèi, non possono essere modificate dal pianto di colui che si ritiene di aver subito un'ingiustizia. Allora vedete che il disegno complessivo in cui si inserisce il mito di Orfeo e Euridice conserva molti interrogativi, continua a essere un mito carico di enigmi e anche, se ci pensate, fondamentalmente inquietante in alcuni passaggi, ma attraverso la proposta interpretativa che vi ho sottoposto si capisce almeno un po' di più quale può essere la motivazione. Si trattava di cooperare a un progetto di rinascita nazionale, sottolineando l'inderogabilità delle leggi, a cominciare dalla legge fra tutte più importante, quella che disciplina il passaggio dalla vita alla morte. Ripeto, provate a immaginare quale effetto avrebbe fatto se invece vi fosse stato l'happy end, il lieto fine. Si sarebbe perso dal punto di vista artistico la carica suggestiva del mito e dal punto di vista del contenuto morale e pedagogico si sarebbe legittimato un atteggiamento di ribellione nei confronti delle leggi, che era invece esattamente l'obiettivo opposto perseguito da Orfeo. Io mi fermo qui, ho ancora una cartuccia da sparare, ma pensavo di farlo mediante la discussione, sempre che il tempo ce lo consenta, perché ho lasciato in sospeso molte cose, ma una in maniera particolare non ve la risparmio, soprattutto alle signore presenti. Ma ditemi intanto se avete problemi, richieste di chiarimenti. Anche a delle interpretazioni inquietanti.
di un filosofo, grazie. Non dice e non disdice, ma fa segni che come tali poi devono essere interpretati. Questo che ho citato è un frammento di Eraclito che dice: l'oracolo di Delfi non dice e non disdice, fa segni, e i segni vanno interpretati. Ma non solo l'oracolo di Delfi, tutte le sibille, quando si parla di un linguaggio sibillino, si allude a un linguaggio per l'appunto in cui non c'è un'unica faccia della verità. Ma io credo che sia proprio per restituire, come dire, la polivalenza dei punti di vista nei quali ci si può collocare per cercare di attingere la verità. Il fatto che non c'è un'unica verità incontrovertibile, ma dipende dai punti di vista e dal percorso di riflessione. Ecco perché il modello del sapere è il modello dell'oracolo di Delfi, quello che dice a Edipo: ucciderai tuo padre e giacerai con tua madre. E lui per prima cosa incontra un vecchio sconosciuto e lo uccide, ignorando che era suo padre. Gli è appena stato detto: ucciderai tuo padre. Non abbiamo avuto il tempo di sviluppare almeno quest'anno il mito di Edipo. Prego. Esattamente. A proposito di ambivalenza e duplicità, ma è la differenza tra il piano divino e il piano umano. Sì, hai ragione. Rilke, una lirica straordinaria che andrebbe meditata. Non vorrei, come dire, limitarla ad essere una delle tante interpretazioni del mito, perché come interpretazione del mito è estremamente suggestiva e credo che anche voi la considererete molto persuasiva, però se ne perde la qualità letteraria e artistica, mentre si tratta di una lirica davvero estremamente affascinante. Allora, anzitutto Rilke introduce un terzo personaggio, e cioè, oltre a Orfeo e Euridice, c'è la divinità greca che era Psicopompo, che è un'espressione greca per indicare colui che conduce le anime una volta che il personaggio è morto, la sua anima deve andare agli inferi perché non conosce la strada, vi è lo Psicopompo che la accompagna. E questo Psicopompo è Hermes, che ha come caratteristica quella di collegare il piano umano col piano divino. Porta le preghiere dei mortali agli dèi e gli ordini degli dèi ai mortali. Noi potremmo dire, insomma, è divinità di collegamento tra i due piani, quello umano e quello divino. E Rilke descrive il mito nella sua parte finale, anzitutto rappresentandoci questi tre personaggi: Orfeo, Hermes e Euridice, che si avviano sulla ripida ascesa che porta verso la luce,
Orfeo davanti e dice Rilke, ma bisognerebbe leggere la lirica, che si protende in avanti, impaziente, perché vuole raggiungere al più presto l'uscita, e sembra un cane che non ha tregua e che segue l'impulso a condurre il piccolo corteo, a condurlo alla luce. In mezzo c'è Hermes, che funziona da collegamento tra Orfeo ed Euridice, che viene per ultima, con un passo sempre più lento, con l'aria, con l'aspetto sempre più disinteressato, come se la cosa non la riguardasse. A un certo momento c'è la svolta, e questa svolta riguarda il rapporto tra i due personaggi. Provate a figurarli così come li descrive Rilke. Orfeo proteso in avanti come un cane che divora il sentiero, Euridice ancora avvolta nelle bende della sepoltura, che ritarda il passo e sembra assorta nei suoi pensieri. In mezzo Hermes, che cerca di fare di collegamento tra i due. Quando a un certo momento si ode una voce che dice: si è voltato. Euridice: chi? Ma pensate, chi si è voltato? Rilke comprende un punto decisivo, che vi dico in sintesi, ma facendo violenza al testo della lirica. E Orfeo si volta, ma non perde Euridice perché si volta. Si volta perché ha capito di aver perso Euridice. E l'ha persa da che punto di vista? Per il fatto che, dice Rilke, Euridice era pregna della sua grande morte, di questa straordinaria esperienza che aveva fatto. Ed era, dice, con il grembo pregno come di una sorta di maternità nei confronti del mondo, dell'esperienza, della realtà che aveva conosciuto, e che non aveva alcuna intenzione di abbandonare. Ed è Orfeo che non ha capito questo aspetto della donna. L'avrete notato in tutti i racconti del mito: Orfeo non domanda a Euridice se vuole seguirlo oppure no. Dà per presupposto che Euridice non desideri altro che ritornare alla luce, dimenticando l'importanza che per la donna può avere l'esperienza straordinaria che ha fatto. Insomma, Orfeo si volta perché ha capito di non aver capito la sua donna, quando ormai è troppo tardi. Ed è, nonostante io l'abbia brutalmente abbreviata, una lirica davvero straordinaria, in cui immagino soprattutto le signore si riconosceranno, e che ancora una volta sottolinea l'inadeguatezza intellettuale e morale del maschio nei confronti della donna, di cui non capisce la possibilità che vi sia un altro modo di concepire la vita ultraterrena, di concepire la stessa morte. È proteso come un cane a divorare la strada e non si cura dell'atteggiamento o della disponibilità della sua donna, la quale poco alla volta
si allontana da questo piccolo corteo e torna definitivamente nell'Ade. Ditemi se non è un mito straordinario. Bellissima la soluzione che dà Rilke di questo, la spiegazione che dà Rilke. Cioè, ha reso eterno questo mito che già ha un suo valore, però l'ha proiettato veramente molto più avanti. Certo, certo. E di Rilke vi è poi, a conferma della non occasionalità della comprensione della ricchezza della psicologia femminile, c'è un'altra poesia di Rilke che riguarda in qualche modo ugualmente il mondo antico ed è la vicenda di Alcesti, la giovane donna che si sostituisce al marito nel viaggio agli inferi. Gli ultimi tre versi sono straordinari perché descrivono questa giovanissima donna che si è alzata quando è arrivata Thanatos, la morte, rivolta al marito Admeto e gli dice «devi venire con me, è arrivata la tua ora». Si alza al cesto e dice «no, vengo io al posto di mio marito». E la conclusione della lirica di Rilke è questa giovane donna che sorride seguendo la morte nel percorso verso l'Ade. E gli ultimi tre versi dicono finalmente Admeto, il marito, ha capito quando oramai è già tutto accaduto, ha capito, lo dice Euripide, arti manzano, finalmente adesso ho capito che è meglio la morte piuttosto che morire, piuttosto che vivere senza la propria consorte, ma l'ho capito troppo tardi, mentre ad averlo capito subito è Alcesti. E gli ultimi tre versi dicono che quando Admeto vede sopraggiungere Alcesti che va all'Ade seguendo Thanatos e ha un sorriso sulle labbra, cadde in ginocchio Admeto e si coprì il volto con le mani per non vedere più che quel sorriso, che è la fine della lirica. Come vedete, una grande sensibilità proprio nei confronti dei grandi miti del mondo antico e della loro perenne validità. Non sono storielline, sono, come dire, occasioni di riflessione e di approfondimento estremamente rigoroso. Io ho ancora qualche minuto, ma eravamo d'accordo che ragionavamo liberamente su entrambi gli incontri che abbiamo avuto quest'anno. Sì, ho detto che ho qualche minuto, non per farvi fretta, ma abbiamo ancora un po' di tempo. Quindi. La lettura del mito, come ce l'ha presentata lei, però non c'è sempre stata storicamente. Quando si è cominciata a guardare al dell'Ottocento, quello che è considerato l'autore che dà inizio storicamente alla scienza del mito è Schelling, il grande filosofo. E poi la scuola tedesca, in particolare alcuni autori che si riconducono alla corrente del neoumanesimo e alla riscoperta del mondo latino, ma soprattutto del mondo greco. Si attua anche una sorta di competizione tra i fautori della grecità e i fautori della romanità, ma in particolare il mito viene rivalutato a partire circa dalla metà dell'Ottocento. E come al solito noi arriviamo buoni ultimi,
perché questa iniziativa comincia in Germania, si diffonde nel resto d'Europa, viene accolta dalla grande scuola francese del mito, ricordate in maniera particolare un autore che potete andare infallibilmente a prendere qualunque suo libro, è un godimento intellettuale, si chiama Jean-Pierre Vernant e ha pubblicato numerosi libri su figure della classicità. Jean-Pierre Vernant e la scuola di antropologia culturale di Parigi. Da noi occuparsi dei miti, lo dico anche per esperienza, a livello accademico sembrava essere una cosa poco seria. Chi studia il mito vuol dire che studia appunto delle storielline prive di significato, poco alla volta sta consolidandosi un modo diverso di guardare ai miti classici e anche quindi un modo per valorizzarli. Parlavo soprattutto di Narciso e quell'affermazione è un po' la chiave di lettura spericolata, lo confesso, che ho dato del mito di Narciso, nel senso che provate a ripensare al mito così come viene descritto a partire dalla profezia di Tiresia. Questo giovane conoscerà una lunga vecchiaia se non conoscerà se stesso. Perché? Cioè, per quale ragione conoscere se stesso coincide col morire? Allora, io nei libri, ho fatto due ipotesi. Narciso muore perché si conosce come riflesso. Perché è così che si conosce se stesso come riflesso, e cioè come proiezione di una realtà più vera della quale è semplicemente una realtà di secondo livello, un riflesso. Più radicale la seconda ipotesi. Narciso si conosce come riflesso e non c'è nessuna realtà vera di cui possiamo dirci riflessi. Siamo solo copie senza archetipi. Siamo figure sbiadite senza che da qualche parte ci sia una verità più solida. È una conclusione un po' pessimistica che io vi propongo un po' problematicamente. Certo che colpisce, cioè se invece che mutilare il racconto del mito della parte della profezia di Tiresia, si tiene in piedi la profezia di Tiresia e si deve dire che Tiresia aveva ragione. Narciso muore perché si conosce. E come si conosce? Si conosce guardando la sua immagine riflessa, cioè capendo che lui stesso è un riflesso. Se è un riflesso di una realtà più vera, allora deve adattarsi a essere una realtà di secondo grado. Ma potrebbe non esserci alcuna realtà più vera e siamo soltanto ombre e copie senza archetipi. Sì, sono terribili tutti e due.
Certo, certamente. Poi ciascuno si riconosce di più, sente di più una piuttosto che l'altra. Però a chi può affermare che non è convinto da questa chiave di interpretazione, io dico, e allora come si spiega la profezia di Tiresia e la morte di Narciso? Tiresia ha detto conoscerà una lunga vecchiaia, si se non noverit, se non conoscerà se stesso. E puntualmente Narciso muore, quindi vuol dire che si è conosciuto. Perché muore? Perché si è conosciuto? Ah, certo. È una conferma del nesso indissolubile tra amore e morte. Dunque, detto in tutta schiettezza, non conosco affatto il mondo orientale da poter dare un'opinione minimamente fondata. Ho lavorato su questi campi che vi ho descritto, ma ci sono in Italia alcuni studiosi molto competenti di cultura e pensiero orientale, tra cui il mio collega all'Università di Padova, Gian Giorgio Pasqualotto, anche perché per occuparsene seriamente bisogna conoscere le lingue e conoscere le lingue orientali non è una cosa da poco. Quindi non le saprei rispondere. Ecco, Pasqualotto ritiene che ci siano su questi temi e su problemi di carattere epistemologico, per esempio il principio di relatività, il principio di indeterminazione, delle straordinarie analogie tra cultura occidentale e cultura orientale e le ha analiticamente dimostrate. Ma si potrebbe, non ho una risposta sicura, indirettamente si potrebbe dire di sì, perché per un altro mito d'amore che sarebbe stato bellissimo trattare, anche perché finalmente un mito d'amore che finisce bene, uno almeno, ed è un mito straordinario, che non a caso ha come protagoniste due persone anziane, Filemone e Bauci, che è un mito eccezionale. Non provo neanche a impostare il ragionamento perché ci vuole un'ora per descriverlo, però non è un caso che l'unica storia d'amore che finisce bene, oddio, finisce bene, finisce con la morte di entrambi, solo che è una morte che li vede insieme anche nella morte ed è la richiesta che fanno per aver ospitato lo straniero, possono domandare qualunque dono, anche il più importante. E senza bisogno di consultarsi
i due vecchietti dicono morire insieme. È un bellissimo mito che serve per affrontare il problema dello straniero, dell'altro, del migrante. E io l'ho riletti soprattutto in questa chiave. Sì, sì, è vero. Temo che siamo alla fine. Vi ringrazio molto.